Che? Gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Oggi si flamma perché mi sono veramente, perdonate il francesismo, rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni di questi telegiornali che insistono nel inzeppare di notizie su bambini morti, ragazzine stuprate, eccetera, eccetera. E voi mi dite, cazzo Ciappo, ma sono le notizie? Io vi dico, sì, sono le notizie, è giusto che siano date, ma devono essere date con un minimo di coscienza. Cosa intendo dire? Intendo dire che è vero che fanno è notizia, cioè un bambino morto, cazzo, è una cosa bruttissima, è giusto che si sappia che ci sono queste brutture in giro, che i nostri bambini rischiano, è giusto. Trovo meno giusto mandare il tizio in paese, l'inviato in paese, a sentire il tabaccaio se aveva visto quel bambino, che tipo di bambino era. Ma che cosa cazzo ti risponderà mai il tabaccaio? Che era un pezzo di merda? Che cosa vuoi che ti dica il tabaccaio? Ti dirà che era un bravo bambino e che non dava noia a nessuno, che è una tragedia che è morto, è ovvio, che senso ha andare dagli zii della vittima? Che cosa ti diranno? Che sono contenti che è morto? Cioè, ma spiegatemele queste cose qui. Ma qual è il discorso, vero? Il discorso è che non è tanto colpa dei telegiornali. Perché è inutile che diamo la colpa ai telegiornali per ogni cosa. I telegiornali hanno altre colpe. Quello di manipolare un po' l'opinione pubblica a seconda delle notizie che danno, eccetera, eccetera, eccetera. La colpa di questa cosa, sapete di chi è? È nostra. È colpa nostra, perché ci interessa questo, ci interessa sapere che cosa è successo. È successo qualcosa di tremendo? Ci interessa. Come? Come è successo? Ma l'hanno stuprato prima? O l'hanno stuprato da morto? Queste cose qua macabre, no? Perché tanto noi siamo esterni, viviamo in terza persona la questione, non ci tocca in modo diretto, quindi è soltanto un interessarsi. E no, signori, siamo noi i primi mostri. Nel momento stesso in cui noi ci interessiamo così tanto a questa questione, fra virgolette, abbiamo dei problemi. In realtà è squisitamente umano interessarsi. Però allora non lamentiamoci dell'informazione, come ho fatto io precedentemente, tra parentesi. Non lamentiamoci di questo, di questi bambini morti, che questi giornalisti che come sciacalli si cibano del loro audience, ok? Perché non è colpa loro. La televisione, da questo punto di vista, dà all'utente quello che vuole vedere. E noi vogliamo vedere morte. Noi vogliamo vedere cose brutte. O eccessivamente brutte o eccessivamente belle, perché facciamo una vita di merda, signori. E questo è il semplicissimo motivo. Una vita vuota. Una vita priva di sfumature, priva di eccessi. E questo che cosa comporta? Che abbiamo bisogno di qualcun altro che ci dia. Che ci rimbocchi. E quindi ci interessa sapere se il principino d'Inghilterra si sposa, quanto ha speso, ci interessa sapere quanto spendono le star per le loro cazzate, e ci interessa anche sapere le cose più brutte umane, come i bambini morti, gli stupri, eccetera, eccetera, eccetera. È uno schifo. Vogliamo cambiare le cose? Vogliamo fare in modo che la televisione ci proponga qualcosa di moralmente più idoneo? È presto detto. Ogni volta che un telegiornale non dà la semplicissima notizia, ma ci rincara la dose, va a sentire gli zii, sente i cugini, interviste del cazzo del vicino di casa, eccetera eccetera, spegnete la televisione o al limite cambiate canale, dategli un segnale, fategli capire che quelle cose lì non ci interessano più. A quel punto lì, finalmente, un giornale finirà col fare il suo mestiere, ovvero darci la notizia e non mangiarci sopra, ok? Ci tengo a sottolinearlo, non do la colpa ai giornali per questo, la colpa è dell'utenza, la colpa è nostra, siamo noi gli sciacalli, ok? Signori, se siete d'accordo con me un bel mi piace, se non siete d'accordo un bel mi piace lo stesso, da Kenny Ciappo è tutto, ci vediamo con il prossimo flame.